the first day again. L'incrocio pedonale. Si aspetta che ricominci. A che diavolo è servita la settimana scorsa, allora? Va bene, qual è la missione? Non intendo perdere. Non ora, non esiste. Gioco 1. X uguale 30 più 74. T uguale 60 minuti. Gli incompleti saranno distrutti. X uguale 104 e T uguale tempo. Aia! 60 minuti. Ecco il timer. Lo stile della missione è diverso. X uguale 30 più 74. Ci hanno dati compiti di algebra adesso. La scorsa settimana abbiamo sconfitto il Game Master. Forse questo è il sostituto del tipo grosso. Quindi non devo aspettarmi gli stessi trucchetti. Devo restare concentrato. E restare in vita. La posta in gioco è troppo alta. Per prima cosa ho bisogno di un partner. Il giocatore più forte che riuscirò a trovare. Achiko! Lì dovrei riuscire a trovare qualcuno. Beh, sono contento per Shiki comunque. Le nostre patate ancora non sono state digerite. Questa qui non è male come spilla. Non è male, però... Avessimo più spazi, una di sparo comunque nella build d'attacco la terrei. Va bene, abbiamo un muro, quindi andiamo da Achiko. Che razza di scherzo. Si aspettano che lavoriamo anche questa settimana. Oh, rassegnati. Non vuoi dei punti extra? Anche se è un po' strano fare due settimane di fila. C'è una prima volta per ogni cosa. Non proprio la prima. È stato molto tempo fa comunque. Probabilmente non c'eri ancora, novellina, che non sei altro. Novellina? Sono qui da 2 anni e sono una novellina? Tu da quanto sei dentro? Sentiamo. Dettagli. Comunque, cosa credi che voglia il Game Master? Parla a Yashiro. Cosa? Vuoi che faccio cosa? Tranquilla, sorella. Quali sono le direttive? Aspettare, dobbiamo starcene qui. È un insulto. Datti una calmata, prima che ti esploda una vena. Non vedo il problema, questa è la nostra settimana libera, dopo tutto. Ecco perché odio i suoi modi di fare. Davvero? A me piace. Come può piacerti? È solo un casino incomprensibile. Mi irrita di brutto. Non può farne a meno. Sono sicuro che ha elaborato un folle piano. Qualcosa di impensabile per la gente comune come te e me. Voglio dire, dai. Che cazzo è quella roba? Lui è il tipo di genio folle che fa robe come questa. È solo un mucchio di spazzatura. Oh, ma guarda, c'era un giocatore. Dai, ci deve pure essere qualcuno. Ne ho bisogno. Devo vincere. Per il suo bene e per il mio. Ora forza, devo trovare un tipo forte. Un granchio. Rumori. Dannazione, non posso fare molto da solo. Non c'è nessun... Cos'è stato? Eccolo qui il nostro nuovo partner. Dio mio, quanto è bello lui. Un patto. Con chi? Sono io il tuo partner. Tanto piacere. Che carini che sono. Non riesco a prendere... Non riesco a prendere la hitbox. Sono troppo piccoli. Ecco fatto, siamo anche saliti di livello. Vediamo. 500 yen grado stella. Joshua. Estensore della barra. Potenziamento fusione. Yes. Molto piacere. Ma chi? Il mio nome è Yoshiya Kiryu. Ma mia madre e mio padre mi chiamano Joshua. Per favore, non dirmi. Direi che anche tu puoi chiamarmi Joshua, visto che sei il mio carissimo partner. Il tuo cosa? Questa mezza attacca è il mio nuovo partner. Sembri davvero un esperto nel gioco, quindi non ci ho pensato due volte. Un esperto? E come fai a saperlo? Ti stavo osservando, sciocchino. Molto impressionante comunque. Anche lui era un giocatore la scorsa volta? Ma aspetta, no, non c'era nessuno come lui alla fine. Chi diavolo è questo ragazzino? Oggi è il primo giorno. Prendiamocela comoda, hm? Perché non inizi scansionando la zona, partner? Va bene. C'è qualcosa in lui di irritante. Mamma mia.
Ah, Joshua. Va bene, scansioniamo la zona. Ah, non pensa a nulla. È strano. Bella sta zona. Ah! Che cosa? Cos'è che ho appena visto? Quel posto assomigliava molto a il distretto di Udagaya. Wow, qualcosa non va. Non ci sentiamo bene? Aspetta, l'ho appena scansionato. C'è qualche problema? È necessario che tu ti ricomponga. A differenza di qualcuno, sono nuovo in tutto questo. Mi aspetto un lavoro spettacolare da te, signor Scorta. Sto bene. Sul serio? Meraviglioso. Allora possiamo andare? C'è qualcosa di strano. Come ho potuto scansionarlo? È un giocatore. Eh? Cosa ti trattiene? Nulla. Non dirmi che stai ancora pensando alla mail della missione. Ma per favore, è incredibilmente ovvio. X indica il luogo, 30 più 74. Dobbiamo andare al 104. Se non riesci a proseguire, sono lieto di aiutarti. Basta che tu chieda. Ti assicuro che i miei consigli sono affidabili. Che fortunello ad avermi come partner. Adesso lo strozzo. Oh, non posso dire di essere realmente interessato, ma te lo chiedo per amor di convenienza. Hai un nome? Neku. Neku, eh? Affascinante. Ah, va bene, Neku, andiamo? Un nuovo patto, eh? Purtroppo Joshua non assomiglia per niente al tuo partner precedente, Shiki. Per evocarlo dovrai sferrare un fendente verso il basso in uno spazio vuoto dello schermo. Oh no... Joshua apparirà e farà cadere degli ostacoli sul nemico. Colpisci più nemici in successione per potenziare gradualmente gli attacchi di Joshua. Oh no, dobbiamo fare i fendenti verso il basso. Vabbè che già li facciamo verso l'alto, verso destra, sinistra. Però verso il basso, mio mio. Telecinesi, telecinesi superiore e telecinesi bizzarra. Allora, avessi qualcuno con cui giocare, adesso sta roba sarebbe perfetta da fare. Va bene, Joshua, andiamo. Purtroppo io già ti conosco, quindi. Cosa vuole il demone? Volete superare la barriera? Allora fate fuori questi rumori. Un'altra barriera. Quindi dobbiamo eliminare un po' di rumori per attraversarla. Va bene, quale momento migliore per provare le mie abilità di combattimento? Non preoccuparti, credo che persino tu sia in grado di starmi dietro. Deve farlo apposta. Per farla semplice, io gioco seguendo i numeri. I numeri? Dovresti riuscire a capire al volo. Pronto per un piccolo riscaldamento? Va bene. Allora cominciamo, La fusione di Joshua si serve di un nuovo tipo di carta per potenziarsi. Parti dal numero più basso e tocca velocemente le carte in ordine numerico. Non farti ingannare nei numeri speculari. Molto più semplice di quello di Shiki, secondo me, la sua, tra l'altro. Tra l'altro le sue spille a me piacciono un sacco. Sto facendo i fendenti verso il basso. È un po' più complicato usare i fendenti verso il basso per evocarlo. Allora, hai capito le basi? Vuoi fare un altro tentativo? No, basta, grazie. Da adesso dobbiamo collaborare. Tu mi copri le spalle, io copro le tue. Ti va bene, partner? Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Comandi. Lunga vita al ghiaccio. Premi sul nemico per ricoprirlo di ghiaccio e impedigli di muoversi. Potrebbe non avere effetto su alcuni nemici. Questo è pericoloso. Il fatto che non abbia effetto su alcuni nemici intende tipo roba come boss o mini boss probabilmente. Però fammi rivedere terremoto un secondo. Si riattiva dopo 10 secondi. Gratta uno spazio vuoto. Ma per grattare intende fai destra e sinistra? Fai così? Premi un nemico. E io ci proverei. Però vorrei provare anche terremoto un attimo. Perché se riusciamo a combinare il tenerli fermi con anche il terremoto, potrebbe essere una bella idea. Capire cosa intende per gratta, se fare così oppure no. C'è un drago. Non riesco a colpirlo, non ha una cazzo di hitbox sto stronzo.
Ecco qua cosa significa gratta. Minchia, fa un sacco di male. Non riesco a colpirlo comunque. Non riesco a usarla questa perché le hitbox fanno schifo. Le hitbox dei nemici fanno veramente pena. E abbiamo ottenuto 2 yen, vorrei dirlo. Tra un po' secondo me avremo il portafoglio pieno di un solo yen. No, adesso solo per amor proprio di causa voglio riuscire a congelare qualcuno. Perché mi sembra utile, però porca miseria, se non riesco a prendere le hitbox. Vedi, non riesco a congelarli. Ah, devo anche tenerlo premuto però. E questo mica era specificato, eh. Allora, terremoto è ottima come spilla perché fa un sacco di danno, ma non prende nemici volanti o comunque che levitano. La spilla qua del ghiaccio, terribile, terribile veramente. O meglio, è terribile probabilmente giocando così. Quindi per adesso magari teniamo questa e di nuovo la lattina giusto per sicurezza. Va bene, andiamo al 104. Ed eccoci arrivati. Che diavolo è quella pila di immondizia? Il timer è sparito, siamo salvi. Una giornata di meno? Eh? Neku, e questa cosa pensi che sia? Ma che diavolo, questo mucchio di cianfrusaglie non c'era prima. Siete Zeta lenti! Cosa? Chi ha parlato? Sì, dice ancora Zeta! Sì, santo cielo! Non guardare me, guarda questo mucchio di spazzatura. C'è qualcuno lì sopra? Ho detto che siete Zeta lenti! Quanto tempo occorre per craccare un codice di classe Zeta? Razza di ectopascal fattorizzanti! Etto cosa? Ah, la mia testa! Shomi Namimoto, ricordate questo nome. Sono il nuovo Game Master. Quindi sei un demone. Eh? Aspetta, tu sei un giocatore questa volta? Ah, chi? Io? Ma che fantastico errore di calcolo. Questo mi porta a un'interpretazione più vicina alla mia soluzione desiderata. Soluzione? Ah, di cosa stai parlando? È il giorno 1 e il Game Master sta già facendo la prima apparizione? Non ami le tradizioni, vero? Tradizioni, le tradizioni sono spazzatura. Crunch, le aggiungerò al mucchio. Questo è il mio gioco e io permetto solamente 2 cose: i calcoli perfetti e la bellezza. Avevo sentito dire che eri un tipo eccentrico. Si osa irretire con astuzia e interazioni temendo ogni avversario. E ora un piccolo quiz. Quanta massa lascerò portare a voi giocatori nel PS? Oh, dimmelo, ti prego. Uno yoctogrammo! Yoctogrammo? Interessante! Questo ci porterebbe a livello atomico? Precisamente! Voi tripli zero non avete valore qui! Bene! Ora che ho la somma delle vostre attenzioni, me ne vado! Avviso a tutti gli yoctogrammi! Moltiplica per 2! Morite! Che tipo eccentrico. Rinoceronte! Perché non ha preso danno? Non prende danno lo stronzo! Forse devo colpirlo da dietro. Ha preso danno, devo colpirlo da dietro, bastardo! Sì, però il terremoto a sto punto... Il terremoto dovrebbe funzionare in ogni direzione, no? Bastardo. Cioè, dipende da dove mi trovo io, in pratica. Aia, che dolore. Non riesco a prenderlo. Non riesco a prenderlo, è troppo... Dove cacchio è la sua hitbox? Dannazione! Perché è tanto piccolo così? Cioè, scusami, il nemico è grosso così. Perché la hitbox me la fai piccola così, santo cielo? Questa cosa è terribile.
Questa cosa è veramente terribile. Abbiamo preso un sacco di danni comunque. Non è che mi aspettassi diversamente. Hai ricevuto difficile, impostazione la difficoltà su difficile. Le battaglie diventeranno più dure ma ti faranno guadagnare più esperienza. E beh, e abbiamo ottenuto la spilla rossa, bene. Ah, è stata abbastanza per il giorno 1. Spero di non dover rincontrare sto cazzo di rinoceronte. Quel demone mi conosceva. Come? Un tipo affascinante, convieni? Almeno non ci annoieremo troppo questa settimana, hm? Anche questo ragazzo. C'è veramente qualcosa che non va in lui. Mi chiedo che cosa preparerà per domani quel feticista della matematica. Sarà una settimana eccitante, Neku? Huh. È sospetto. Però fidati solo del tuo partner, eh? Ho bisogno di lui se voglio sopravvivere nel PS. Se voglio vincere. Meglio abituarsi al suo atteggiamento. Bene, insieme dovremmo riuscire a superare facilmente questa settimana. Grazie ai tuoi psico e alla mia profonda intelligenza e al nostro eccellente gioco di squadra. non ci abituerò mai, ma farei un patto anche con il diavolo se servisse. Non è che sei tanto distante, questa è la volta buona. Tieni duro, Shiki. Oh, si è innamorato. Giorno 1, completato. Rules. Chapter close.